etichette dietro, insomma, gli alimenti e tutti i prodotti per conoscerne le proprietà e i nutrienti. Allora, abbiamo fatto questa bella esplorazione per quanto riguarda il mondo del cibo. La professoressa Maria Colao ha bisogno di pochissime presentazioni perché la conosciamo a livello mondiale, una scienziata conosciuta da Tokyo a New York e non solo, insomma, il riconoscimento avuto nel 2020 come miglior neuroendocrinologa a livello europeo e sicuramente un suo punto di vista, da questo punto di vista e non solo, è determinante per conoscere e per approfondire gli aspetti che sono stati affrontati finora, di cui devo dire la verità. Abbiamo avuto modo di apprezzarne non solo la qualità dell'esposizione, ma anche i contenuti. Allora, intanto buonasera e grazie per l'invito. È un tema molto largo e molto ampio quello di cui stiamo trattando stasera, quindi necessariamente dovrò cercare di dire solo alcuni concetti, anche appoggiandomi a quanto è stato già detto da Massimiliano, Maria Rita e Leanna. Allora, intanto lo stile di vita sano, che è il punto fondamentale della prevenzione. Che cos'è lo stile di vita sano? Generalmente sullo stile di vita sano si pensa soprattutto, come ha fatto Leanna, l'alimentazione. In realtà l'alimentazione è solo uno dei pilastri dello stile di vita sano. E concordo con quanto detto da Leanna, noi dovremmo ritornare un po' a quelli che erano i canoni alimentari dei nostri nonni, dei nostri bisnonni, neanche dei nostri genitori, dovremmo andare ancora molto più indietro. Perché quella che è la strategia organizzativa della dieta mediterranea, di cui oggi non abbiamo più neanche i cibi su cui si fondava quella piramide, si basava sulla rotazione dei cibi, la stagionalità dei cibi, la cottura lenta dei cibi. Era una società che viveva una lentezza che oggi noi non possiamo assolutamente più permetterci. Quindi è vero che da un punto di vista tecnico e nutrizionale noi dovremmo tornare a quello schema, ma in realtà oggi la velocità che abbiamo non ci consente più di farlo. Quindi dobbiamo trovare dei trucchi, dobbiamo trovare degli aggiustamenti. Quella che è la dieta mediterranea viene illustrata generalmente non in modo perfetto, ma per darvi un'immagine con una piramide. Alla base di questa piramide c'è quello che noi dovremmo fare tutti i giorni. E sapete qual è la base di questa piramide? Quello che è il secondo pilastro dello stile di vita sana, l'esercizio fisico. Noi ci ammaliamo per il solo fatto che siamo seduti, che camminiamo perennemente con auto, con mezzi di trasporto. Perché? Per quello che vi ho detto prima, per la velocità. Perché noi non possiamo più mettere 3 ore per andare da un posto all'altro andandoci a piedi, non ce lo possiamo consentire, siamo obbligati alla velocità. La velocità ci costringe a esercitarci meno e ci ammaliamo per il solo fatto che siamo seduti. Quindi io invito tutti quanti voi a calcolare con il vostro telefonino, che è sempre attentissimo a darvi le sveglie, qualunque cosa, a darvi la sveglia anche quando state seduti per più di un'ora. Vi alzate, girate per la casa, scendete giù al palazzo, fate un servizio, vi muovete, vi dovete muovere. Il nostro organismo, il nostro corpo è nato per fare i chilometri in caccia degli animali che non avevano nessuna intenzione di farsi prendere. Quindi l'uomo preistorico da cui noi deriviamo aveva quello che noi abbiamo ancora oggi inappropriatamente, un grande stomaco, perché si nutriva una volta a settimana e si nutriva di carne non più di una volta a settimana, dopo aver fatto chilometri rincorrendo la preda. Noi adesso la distanza è poltrona, frigorifero, poltrona. È chiaro che abbiamo cambiato completamente i connotati anche al nostro metabolismo. Quindi la prima cosa è l'esercizio fisico. Sapete qual è il secondo gradino della piramide? L'acqua. Noi siamo tutti fondamentalmente disidratati. La disidratazione da sola ci ammala. Quindi i primi due gradini sono non il cibo, sono l'esercizio fisico e l'acqua. Al terzo gradino troviamo il cibo e del terzo gradino il cibo sono i cereali integrali. Quindi fa parte anche della dieta vegana.
I cereali integrali sono quelli che danno l'energia immediatamente disponibile, non alzano troppo la glicemia, cosa che fa il pane bianco, la farina bianca, lo zucchero bianco, ma ci dà l'energia che serve per funzionare fegato, reni, cervello e tutto quello che c'è all'interno che non vediamo. Subito dopo i cereali integrali ci sono i vegetali. Questi vanno consumati tutti i giorni, con l'unico condimento ammesso che voglio dire. Non sono ammessi altri condimenti. E poi si sale, derivati del latte, quindi tutto ciò che è derivato dal latte con le uova, il pesce, il pollo, la carne e i dolci. I dolci nell'epoca dei miei nonni e bisnonni erano concessi una volta a settimana. Mi dispiace dovervi informare che non è consentito una volta a settimana il dolce. Figuriamoci di più. Certo, un bambino sì, a un bambino sì. I bambini hanno un altro tipo di metabolismo, un'altra velocità, hanno fino all'adolescenza qualcosa in più si può concedere. Però non vedo adolescenti in questa, sono loro due. Quindi questo lo richiamo è per voi due. Degli altri purtroppo i ragazzi che stanno. Gli altri purtroppo mi dispiace, né con me. Abbiamo Natale, abbiamo Pasqua, abbiamo Carnevale. Queste sono le uniche circostanze in cui noi ci possiamo consentire un dolce, poi per il resto devo dirvi che non è possibile. Quindi anche la carne, giustamente Leana suggeriva, forse la dovremmo riproporre come cibi, secondo la tradizione, da consumare non spesso, più raramente, ma le proteine le prendiamo dai legumi, quindi da tutto ciò che è mondo vegetale, anche dai derivati del latte, dal pesce, soprattutto nella terza età e quarta età, le proteine del pesce che hanno una fibra molto debole, sono facili da masticare e facili da digerire, molto più di altri tipi di proteine e quindi sono da preferire. Ma la piramide che vi sto illustrando è esattamente speculare a quello del consumo energetico, per cui se consumiamo cereali e vegetali abbiamo il consumo più piccolo, se consumiamo carne, pollo, pesce abbiamo il consumo più largo. Quindi le due piramidi, quelle del benessere dell'uomo e del benessere dell'ambiente, sono esattamente lo yin e lo yang, sono alternativi l'uno all'altro. Poi abbiamo moltissimi altri schemi alimentari di cui potremmo parlare, ma come vi ho detto, lo stile di vita sano si basa su quattro pilastri. Noi abbiamo parlato solo di due. L'esercizio fisico prima, l'alimentazione poi. Ci sono altri due canoni importanti per lo stile di vita sano. Qualcuno vuole azzardare qualche ipotesi? Lei ha detto, non fumare. Ora, il fumo è uno dei canoni, è il quarto pilastro, cioè uno al centro. Il pilastro dell'astensione dai tossici. Il fumo rientra in un tossico, così come rientra l'alcol, così come rientra l'abuso di droghe, di farmaci, rientra tutto in un capitolo che per lo stile di vita sano è un unico capitolo. Noi dobbiamo astenerci, potrei dire, come rientra anche dallo stress, dalle conoscenze cattive, dalle persone tossiche. Quindi noi dovremmo astenerci dai tossici. È un pilastro dello stile di vita sano. Noi ci dobbiamo astenere dai tossici. Cosa sono? Sostanze chimiche o persone, ci dobbiamo astenere dai tossici. Quello è un altro pilastro, e ce n'è un altro di pilastro fondamentale che tutti dimenticano, è stato molto dimenticato: il rispetto dei bioritmi. Noi siamo esseri nati in un'epoca, e ne conserviamo tutta la memoria, in cui l'uomo si alzava con il sorgere del sole e andava a dormire col tramonto. Abbiamo cambiato questa abitudine, sapete quando? All'inizio del 1900, con l'arrivo Edison e la lampadina. Fino a quel momento, l'essere umano, quindi voglio dire, stiamo parlando di un secolo fa, poco più di un secolo fa, è pochissimo che abbiamo cambiato i bioritmi. Quindi il nostro sistema endocrino, e così parlo qua in casa, è allineato perfettamente al sorgere e al tramonto, sorgere del sole e tramonto del sole. Quindi ci sono alcuni cibi che noi dobbiamo consumare ad orario, perché la digestione di quel cibo e anche le molecole che vanno a seguire l'assorbimento di quel cibo non sono mica le stesse se lo consumate la mattina o se lo consumate la sera.
in generale delle risposte completamente diverse. Quindi lo zucchero, per parlare di qualcosa di cui si discute molto, se consumato la mattina presto a colazione, ha un significato non così nefasto. Io sono una che dice che lo zucchero non si dovrebbe mettere mai, sono piuttosto talebana in questo, però un giovane in buona salute o una persona anche con qualche anno in più, ma che sta perfettamente in peso, che ha un esercizio fisico quotidiano, lo zucchero lo può consumare tranquillamente se lo mette a colazione la mattina. Diverso è se lo mette a cena. Se lo mette a cena cambia completamente tutto il rilascio degli ormoni notturni, ivi compresa la melatonina, quindi si altera il ritmo del sonno. Sapete che succede quando si dorme? Il sistema immunitario non ripulisce delle cellule che sono morte, che sono neoplastiche, che sono degenerate. Se non dormite bene, siete voi stessi che albergate le patologie durante la notte. Per dormire bene non bisogna cenare. E ma perché abbiamo ormoni che si regolano così? Quindi, ne lo so, ma voi mi avete detto di parlare, io voglio dire, se avrei anche potuto, avrei potuto non dirvelo questo. Quindi il nostro sistema si regola con la luce solare. E noi dobbiamo ricordarcelo che siamo degli individui biologici e non possiamo cambiare le cose a nostro piacimento. Non possiamo pensare di stare con gli smartphone fino alle 3 di notte con la luce degli occhi. Non va bene. Il nostro sistema elettrico cerebrale si altera in modo permanente il ritmo del sonno. E il sonno non è solo il riposo del corpo, cioè il momento in cui il corpo riposa. No, no. Durante il sonno noi ci ripariamo. Se smettete di dormire, vi ammalate. Perché non permettete al vostro sistema immunitario, quindi al nostro esercito, di fare il suo lavoro. Questo è uno dei motivi per cui con il prolungamento dell'età cominciano molte malattie che prima non c'erano. Adesso vediamo la prevalenza di tante malattie oncologiche, Massimiliano ci ha parlato del cancro della mammella, ma vediamo lungo sopravviventi di tante malattie oncologiche, perché adesso abbiamo fatto talmente tanti passi in avanti che molti tumori sono perfettamente curabili. Ma perché si sviluppano i tumori? Perché con gli anni accumuliamo errori su errori su errori su errori finché la malattia diventa clinica. Se noi da piccoli imparassimo i trucchi per restare sempre in buona salute, molte cose non arriverebbero mai a diventare clinicamente evidenti. Quindi non vi ho parlato della parte più mia, che è quella ormonale, perché ogni volta che facciamo qualcosa i vostri ormoni cambiano, si modificano, danno risposte. Anche quando vi innamorate è un fatto ormonale, lo voglio dire. La tachicardia, la sudorazione, la tremarella, cosa lo sono, tutti ormoni, eh. Voi pensate che lo fate emotivo? Poi magari Rita lo metterà in chiave emotiva. Io ve lo dico proprio chimicamente, tutto quello che succede, ve lo posso dire, per non dire quello che fanno gli estrogeni, il progesterone, il testosterone, che partecipano a tutto ciò. Però per rimanere nel tema che ci è stato dato, possiamo fare moltissimo se siamo consapevoli di quello che è il nostro corpo, come la macchina è stata costruita, come la nostra macchina funziona. E tenendo presente un'altra cosa, alla nascita ognuno di noi ha avuto una macchina in dotazione. E la prima cosa che ognuno di noi dovrebbe fare è conoscerla, la sua macchina, perché le macchine non sono tutte uguali. Ogni macchina ha una benzina che è più adatta. Benzina, diesel, elettrica, ibrida, idrogeno, gas. Noi dobbiamo conoscere quella che è la nostra benzina. Non possiamo mangiare tutti nello stesso modo. Le cose non fanno a tutti la stessa cosa. Quindi la prima cosa sarebbe conoscere quello che a ognuno di noi serve. E anche se il cibo è gratificazione, da medico vi devo dire che il cibo è energia. Punto. La gratificazione, l'abbraccio, il bacio, la conoscenza, stare con le persone giuste, stare in amore, quella è la gratificazione. Nel momento stesso in cui noi cerchiamo gratificazione da quello che invece ci deve dare energia, abbiamo già sbagliato, fin dall'inizio, tutte le nostre scelte. Quindi ricordiamoci quello che siamo,
siamo degli esseri biologicamente molto complessi, che cambiamo da quando siamo piccoli a quando diventiamo molto anziani, abbiamo una responsabilità, perché nonostante la medicina ha fatto dei progressi straordinari, non dobbiamo mai ammalarci. Nel momento in cui ci ammaliamo, non è mai detto che la nostra macchina ritorna come prima. Quindi dobbiamo applicare tutte le conoscenze, tutte le possibilità, perché la nostra macchina resti sempre in perfetto funzionamento. Prima di chiudere vi voglio invitare tutti, visto che mi hanno messo anche fondatrice del Campus Salute Onlus, che dal 2 all'8 ottobre sul lungomare Caracciolo di Napoli noi organizziamo la nostra manifestazione di salute pubblica e di visite gratuite per tutti. E quest'anno siamo per quasi una settimana, perché faremo visite dal martedì 3 fino al sabato 7 di ottobre, prevedendo la prevenzione di quasi tutto ciò che si può portare in una piazza, quindi malattie oncologiche, cardiovascolari, neurodegenerative, metaboliche, avendo anche due percorsi, uno tutto pensato per la donna. Quindi c'è un percorso che è tutto pensato per dare alle donne la consapevolezza del loro stato di salute nel momento stesso in cui arrivano da noi sul lungomare. Ma ce n'è un altro anche tutto per gli uomini. Gli uomini si fanno visitare pochissimo. Hanno una paura straordinaria di fare visite. No, no, questa è una vera differenza di genere. Noi parliamo di medicina di genere, di differenza di genere, ma le donne hanno una cura di sé e per gli altri. Non li vedono proprio. Allora io ho fatto un percorso anche per gli uomini, un po' così anche divertente, così loro possono capire anche quelle cose che riguardano loro, che non dicono neanche a se stessi davanti allo specchio, perché pure da soli davanti allo specchio non puoi dire la cosa. Quindi chiunque di voi voglia venire, apriremo con l'inaugurazione lunedì 2 pomeriggio, Rotonda Diaz, e le visite le faremo dal 3 fino al 7. Non ci sono prenotazioni. Voi venite, vi mettete in fila, quando arrivate lo staff vi dirà tutte le visite che sono disponibili e voi cominciate. Perché tanto avete fatto la prima visita, vi rimettete in fila, ne fate un'altra, me ne fate un'altra. Ed è il modo anche per dire, ma io non ho mai fatto una visita da un dermatologo. Quasi quasi sto qua, mi faccio dare uno sguardo. Quindi anche il modo per dire, non ho mai fatto questa cosa, beh quasi quasi vado a vedere di che cosa si tratta. Io vi aspetto.